Dal 21 al 28 di luglio i giovani italiani andranno a vivere insieme la giornata mondiale dei giovani a Rio de Janeiro. Anche i giovani delle Marche partiranno, ma soprattutto quelli che rimangono qui in regione avranno l'opportunità di vivere questo grande momento di incontro con il Santo Padre tramite un campo di lavoro e formazione missionaria, un'esperienza che il Servizio Nazionale della Pastorale Giovanile e Regionale delle Marche, insieme con i centri missionari e con gli uffici migrantes, hanno voluto proporre ai giovani. Sarà una settimana itinerante che partirà da Pesaro e toccherà tutte le città, le principali città delle Marche, in cui 100 giovani faranno i pellegrini e si sposteranno ogni giorno nelle città, la mattina lavorando, raccogliendo alimenti da destinare poi alle Caritas diocesane, il pomeriggio facendo formazione con le catechesi, accompagnati da due missionari, un missionario cappuccino e un missionario saveriano, che ci parleranno un po' dei nuovi stili di vita da tenere per vivere insieme, e infine la sera, tutte le sere, faremo festa nelle piazze delle città che ci accolgono. Ciao a tutti, sono Don Matteo, dalla diocesi di Fano, mi trovo qui a Monturso perché stiamo preparando, organizzando un campo missionario regionale, campo che si svolgerà dal 20 al 28 luglio a partire da qui, da questo centro bellissimo, no? Centro Giovanni Paolo II, per poi metterci in cammino per le Marche, partendo da Pesaro, Ancona, Ascoli, Porto Recanati, Civitanova Marche. Lo scopo del nostro campo è quello di essere in comunione con tutta la Chiesa, che in quegli stessi giorni si ritroverà con il Papa a Rio de Janeiro, tutti i giovani del mondo si ritroveranno con il Papa, e noi non potremo andare là, però saremo qui per vivere insieme, condividere insieme la stessa fede e un'esperienza missionaria nelle nostre Marche. Siamo qui a Loreto per preparare, per organizzare questa grande carovana che inizierà appunto il 21 di luglio e che vedrà 100 giovani partire con il sacco a pelo e con in mano lo zaino per questa grande esperienza. Qui ormai da alcuni mesi sono oltre 20 animatori che si incontrano pregando insieme, preparando logisticamente il campo in tutte le sue parti, dalla mattina, quindi dagli spostamenti che saranno con dei pullman, perché i giovani saranno appunto, vivranno un'esperienza itinerante, ogni giorno dormiranno in una città diversa, e preparando anche tutti i vari momenti della giornata, quindi le catechesi, le attività, l'animazione e, come dicevo prima, questa festa serale che ogni sera faremo e che sarà un modo per dire alla gente che incontreremo il nostro grazie per l'accoglienza, ma soprattutto comunicare la gioia di aver incontrato Cristo. E questo lo faremo proprio bussando porta per porta, andando a incontrare la gente e invitando i giovani delle Marche a vivere poi la GMG qui a Loreto gli ultimi due giorni, 27 e 28 di luglio, in diretta insieme con tutti i giovani che saranno a Rio. Di cosa parleremo? Partiremo dal mandato di Cristo. Cristo dice nel Vangelo di Matteo: andate e fate discepoli tutti i popoli. Andate, cioè andate a raccontare a tutti la gioia di aver incontrato Lui, Lui risorto. E noi vorremmo fare questo. Andremo in giro per le Marche, incontrando le persone, e per raccontare a loro la gioia di essere cristiani, ma raccontarla semplicemente con i fatti. Non tanto con le parole, ma con i fatti, stando insieme. Il tema che ci accompagna in questo campo sarà proprio questo: lascia un'impronta, come il viandante camminando lascia le impronte nel terreno, così noi vorremmo lasciare un'impronta nei cuori delle persone che incontriamo e soprattutto nel nostro cuore, certi di aver ricevuto la prima impronta, l'impronta di Cristo nel nostro cuore.
La GMG è un grande momento di chiesa dove i giovani si ritrovano assieme per pregare, per vivere insieme questo grande momento grazie all'invito del Papa. Chi non andrà a Rio lo potrà fare, così come lo faremo noi qui nella regione Marche, ma ognuno nella propria regione, e potrete direttamente chiedere informazioni anche su quelle che sono le attività che le varie diocesi proporranno direttamente ai servizi di pastorale giovanile della vostra diocesi.